grande evento, Olio Oliva 2015, qui ad Imperia, la città dell'olio, ma non vi parleremo solo di questo, anche di aziende agricole, produttori agricoli, insomma, un servizio tutto da gustare. Come sta andando? Benissimo, benissimo. Diciamo che la gente è sempre più incuriosita a assaggiare i prodotti della valle, quindi siamo contenti per quello, perché la gente inizia comunque a capire e a dare importanza alle nostre terre. Qui c'è un po' di tutto, questo è uno stand dove abbiamo olio, grappe, olive, grappe vino. Grappe di Vermentino, grappe di Rossese e grappe di Pigato. La vostra azienda dove viene? Viene da Diano San Pietro, abbiamo le campagne anche a Diano Arentino e olio fatto veramente con le nostre olive. Mio padre le abbacchia, le raccoglie sulle reti e poi fa questo olio meraviglioso. Non come oggi che ci sono degli oli un po'. Frutto dimenticato che invece oggi più che mai è ritorno attuale. Abbiamo cercato di ridargli il lustro che ci mancava, questo piccolo agrume, che anche se tutti ne parlano è dura farlo venire, perché è una pianta molto esile, ne fa molto pochi ed è rimane piccolina. Noi lo chiamiamo il bonsai degli agrumi, perché rispetto agli altri cresce molto poco. Olio Oliva 2015, parliamo con l'organizzatore proprio di questo grande evento. Allora, come sta andando? Sta andando molto molto bene, devo dire che si è selezionata, raffinata, e gli espositori hanno curato molto bene i loro spazi espositivi, l'assortimento merceologico è molto alto. Voi non lo sentite, ma qui c'è un profumo straordinario, perché parliamo di un prodotto eccezionale che è la lavanda. Sì, con la lavanda si può fare tantissime cose. Adesso è stata riscoperta, soprattutto in aromaterapia, da utilizzare per il mal di testa, come rilassante naturale. Si può usare anche contro gli insetti, è un antitermine naturale. E da questo straordinario ulivo che si trova in centro alla manifestazione qui a Imperia, vi salutiamo da Olio Oliva 2015.